Ciao e bentrovata sul mio canale, sono sempre Elena di Elena Tionetti Life Coach. L'argomento di oggi è affascinante. Manifestare una persona specifica è un argomento che moltissimi trovano intrigante e stimolante. Spesso sentiamo parlare di mantenere un'alta vibrazione per manifestare i desideri, ma se ti dicessi che il segreto sta nella semplicità e nella naturalezza, come cambierebbero le cose? Nella tua comprensione della legge di assunzione. Tuffiamoci negli insegnamenti originali di Neville Goddard per scoprire la vera essenza del manifestare una persona specifica e qualsiasi altro desiderio e imbarchiamoci insieme in un viaggio molto più semplice di quanto si potrebbe pensare. Negli anni passati la legge di attrazione divenne estremamente popolare tra molti insegnanti, i quali hanno sempre sostenuto di dover restare in un costante stato vibrazionale elevato per manifestare i desideri. Ora, sentirsi bene è innegabilmente di beneficio, ma non è tutta la storia e non è assolutamente necessario o richiesto per manifestare correttamente, specialmente nel contesto degli insegnamenti della legge di assunzione. Se andiamo agli insegnamenti originali di Neville Goddard, Neville ha sottolineato da sempre qualcosa di molto diverso. Lo stato di realizzazione di ogni desiderio è un termine che probabilmente hai sentito spesso, ma in pochi hanno veramente carpito il significato e la sua profondità. Per cogliere al più presto questo concetto, abbiamo bisogno di fare un semplice esercizio. Guardati intorno, proprio in questo momento. Nota gli oggetti nelle tue vicinanze, attorno a te. Se sei da solo o da sola, concentrati sugli oggetti nel luogo in cui ti trovi. Se sei all'interno di una stanza, dai uno sguardo. Prenditi un istante per toccare e sentire gli oggetti che ti circondano, compresi i tuoi vestiti. Questi oggetti ti fanno sentire un'alta vibrazione, ti fanno sentire estremamente eccitata su di giri. Probabilmente no, sembrano normali, naturali, ordinari, come questo video, come il device che stai utilizzando per seguire questo video. Eppure, ognuna di queste cose è una manifestazione in sé. Lo smartphone che forse tieni in mano in questo momento, la sedia su cui magari ti siedi alla tua scrivania, un tempo sono stati tutti desideri e sono stati tutti progetti, idee nella mente di qualcuno. Ora sono ordinarie componenti della tua vita quotidiana. Questa ordinarietà è la chiave per comprendere l'insegnamento genuino di Neville. Neville Goddard ci ha sempre incoraggiato ad assumere la sensazione, feeling del desiderio soddisfatto, realizzato, feeling the wish fulfilled, che essenzialmente significa sentire che la cosa è tua ed è naturale che sia in tuo possesso. Naturale, ovvio e normale, come il video che stai guardando. Per manifestare, quindi, è necessario assumere questa sensazione che la cosa è normale ora nella tua realtà. Il tuo desiderio è già qui, specialmente quando siamo in un processo di manifestazione intenzionale consapevole, soprattutto con una persona specifica e la costruzione consapevole, mirata di una relazione. In questo specifico caso, infatti, non si tratta affatto di raggiungere uno stato in cui avere il proprio desiderio è uno stato costante di eccitazione o euforia, entusiasmo. No, si tratta di raggiungere invece uno stato ordinario, normale. Uno stato in cui possedere questa realtà ora è normale, ordinario, regolare, proprio come il telefono che usi o i vestiti che indossi, dove questa comprensione è cruciale quando si manifesta una persona specifica. Spesso ci avviciniamo a questo tipo di manifestazione con un senso di disperazione e invece la sensazione di soddisfazione è la chiave per manifestare e solidificare la relazione con la persona specifica. Come qualsiasi altra cosa, è necessario passare dal sentirlo tuo, sentirlo naturale, dell'averlo già.
Si tratta di creare uno stato mentale, fisico e emotivo in cui il tuo desiderio è parte ordinaria della tua vita. È normale e naturale inizialmente che quando visualizzi, affermi, ricevere il tuo desiderio potrebbe sembrare assolutamente la cosa più bella dell'universo, eccitante, va benissimo, ma con il tempo, man mano che persisti nei tuoi atti immaginali, quindi mantieni i tuoi pensieri in normalità. Sono nella relazione ora, sono nella più bella relazione della mia vita ora, con la persona che amo. È un fatto, è normale e naturale. La sensazione di euforia e eccitazione iniziale si evolve. L'eccitazione lascia il posto a un senso di normalità, di quotidianità, di routine. Non sei più disperato o disperata o eccessivamente elettrizzata. Vale a dire, non sei in uno stato iperattivato del tuo sistema nervoso. Ti senti invece calmo e calma e al sicuro. Normale, come se il tuo desiderio fosse già parte della tua vita da un bel po'. Quindi applichiamo questo concetto ovunque, specialmente nella manifestazione conscia della relazione dei nostri sogni. Supponiamo che tu stia manifestando la relazione con una persona specifica, una relazione specifica. Quindi inizi immaginando semplici scenari quotidiani. Per esempio, immagini che il tuo telefono si attiva con il nome della tua persona, immagini di ricevere messaggi da questa persona, ma ecco il punto. Invece di reagire con un'eccitazione travolgente del tipo "Oh mio Dio, mi sta scrivendo proprio ora", il modo in cui rispondi a questo evento mentalmente è come se si trattasse di un evento regolare, normale. Normale tanto quanto il tuo nome e cognome, normale tanto quanto sai che domani il sole sorgerà ancora. Questo è il segreto. Feeling is the secret. Sentirlo tuo è il segreto, non le emozioni. Sei piuttosto privo di contenuti emozionali, al contrario di quanto tanti insegnanti spirituali hanno insegnato fin qui. Tratti questi atti immaginali che fai come parte normale e naturale della tua giornata. Se sei già nella relazione, questo è quello che vivi. E quando durante la tua giornata sorgono pensieri al riguardo di questa persona specifica, tu affermi la sua presenza nella tua vita con naturalezza. Quindi immagini le cose che immagineresti normalmente nella relazione. Fai cose che sono ordinarie, normali in una relazione sana. Questa pratica costante dell'immaginazione naturale solidifica gradualmente la tua convinzione e il senso di naturalezza ed è questo che manifesta e in modo estremamente rapido. Per questo le affermazioni robotiche sono così efficaci, perché sono i tuoi pensieri normali e naturali dentro una relazione già vissuta. All'inizio questa pratica potrebbe sembrare una fantasia, eccitante e surreale, ma attraverso l'immaginazione persistente diventa una parte naturale della tua coscienza. Questo cambiamento di stato è ciò che Neville intendeva con the wish fulfilled, lo stato del desiderio soddisfatto, uno stato in cui il tuo desiderio è già accaduto, quindi è naturale. Come qualsiasi altro aspetto ordinario della tua vita, quando vivi costantemente nello stato del desiderio soddisfatto, accade una cosa straordinaria. Le scene che hai creato vengono accettate come fatto, iniziano pertanto a manifestarsi nella tua realtà fisica 3D. Un giorno ti ritrovi a vivere gli esatti momenti che hai visualizzato e quando ciò accadrà ti renderai conto del potere che detieni, il potere di creare la tua realtà. È essenziale ricordare che questo processo non consiste nel forzare o fare fretta alle tue manifestazioni, ma nel permettere loro di svolgersi naturalmente nel loro tempismo perfetto. E più senti naturale e ovvia una cosa, più velocemente si manifesta, come insegnava Neville. La chiave è rimanere saldi nella tua assunzione e fiduciosi nella naturalezza dei tuoi desideri. Quando la tua manifestazione si realizza, inizialmente potrebbe sembrarti surreale, come un sogno diventato realtà, ma presto diventerà una parte normale, routinaria della tua vita, come tutte le altre cose, come ogni altra cosa che hai manifestato prima. Questa naturalezza, questo sentirlo così ovvio,
ovvio. È la vera testimonianza del potere della tua immaginazione e degli insegnamenti genuini di Neville Goddard. Questa è la vera legge di creazione o manifestazione. In conclusione, self-concept, vibrazioni alte, mantenere alte le tue vibrazioni non c'entrano nulla. Quello che è essenziale è il tuo stato di naturalezza rispetto all'oggetto del tuo desiderio. Certamente manifestare una persona specifica all'interno di una relazione meravigliosa è incarnare un sentimento di normalità, di ordinarietà. Quindi non si tratta di mantenere costantemente un elevato stato di vibrazione, non si tratta di non avere mai tutto il range delle emozioni, non si tratta di non litigare o discutere col proprio partner o la propria partner, niente affatto. Queste sono cose normali e naturali all'interno di una relazione sana. Ma per quanto riguarda l'assunzione dello stato di realizzazione del desiderio, ricorda, è un fatto. E quando sai che è così, diventa tutto rapido, veloce e naturale. E tu dimori in uno stato di calma e ti occupi di tutte le altre faccende della tua quotidianità in modo normale. Nulla di mistico. Questo è un viaggio, una testimonianza del tuo potere e un promemoria che tu sei l'architetto della tua realtà. Quindi abbraccia questo processo con fiducia, sapendo che ciò che desideri è già tuo, nel regno dell'immaginazione e pertanto quindi anche nella realtà 3D. Ho creato una serie di domande e risposte sui punti più difficili dal feedback che ho ricevuto in questi anni nella manifestazione di una persona specifica che condividerò nella sezione abbonati del canale. Quindi valuta l'opportunità di abbonarti e potrai anche partecipare alle mie masterclass. La sfida dei 25 giorni per manifestare la tua persona specifica è la mia nuovissima masterclass divina, 28 giorni di amore incondizionato. Inoltre, tutti gli abbonati al mio canale ricevono un bel 10% di sconto a tempo indeterminato, fisso, su tutti i miei servizi, programmi e prodotti di coaching. Se questo video ti è stato utile, metti un mi piace. In questo modo YouTube ti consiglierà più video in tema. Attivati la campanellina delle notifiche, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e noi ci rivediamo alla prossima. Come sempre, prenditi gran cura di te. Sono estremamente felice che tu sia qui con noi.